Io sono partito a lavorare su questo mondo ancora 15 anni fa con un progetto internet in Benetton che verteva sull'e-commerce, dove ho imparato una cosa molto importante che era il timing per fare le iniziative su internet. Eravamo i primi, c'era il cybermercato di Olivetti che stava andando molto bene per l'epoca, nel senso che era una galleria di prodotti, però era troppo presto. Noi quel progetto lo vendemmo a Infostrada e nel 98 io partii con un'iniziativa che si chiamava i3, che era una no sleeping company, come la chiamavamo al tempo, ed era una web agency che fondamentalmente lavorava per creare servizi. Cresciuta a un ritmo vertiginoso, siamo passati da 8 persone a 160, avevamo tutte le cose simpatiche di internet del tempo, quindi il direttore della felicità, la pizza, il cuoco, la palestra, tutte queste cose qua. Una storia che è andata molto bene e che mi ha permesso di portare a casa un ottimo risultato nel 2000, perché eravamo diventati una delle prime in Italia, fatturavamo 26 miliardi di lire e facevamo veramente tantissimi servizi per tantissime aziende. Poi nel 2004 io sono stato fermo un anno, ho fatto il giardiniere perché mi piace fare coltivare il giardino e ho pensato che era interessante se riuscivo a fare qualcosa per aiutare i ragazzi. E nel 2005 ho fatto partire un'iniziativa che è quella che illustravamo nel video, che fondamentalmente ha l'obiettivo di essere un venture incubator, cioè di aiutare sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista venture, che dal punto di vista incubazione le aziende a svilupparsi. Dal 2005 al 2010, che sono stati i nostri primi 5 anni, abbiamo investito 10 milioni, siamo qui a Venezia, sulla campagna di fronte alla laguna, abbiamo investito 10 milioni, qui vedete un po' gli spazi, abbiamo fatto partire 32 iniziative ad oggi, 10 milioni li investiremo adesso nei prossimi 5 anni e la nostra focalizzazione è solo esclusivamente internet, quindi tutto il ramo media. Il nostro modello è molto semplice, in parte si avvicina molto anche a quello di Working Capital, nel senso che ogni anno vediamo circa 400 iniziative, quest'anno forse supereremo anche le 500, diamo due momenti alla semina, perché noi siamo in mezzo ai campi, per cui cerchiamo di mantenere la metafora anche agricola, e siamo ovviamente sul seed, essendo in mezzo ai campi, e in quei due momenti, aprile e ottobre, facciamo due semine da 5 più 5, dove diamo 30.000 euro alle aziende che partono con noi e poi arriviamo fino a 500.000 euro per aiutarle a decollare. Ad oggi ne abbiamo fatte partire appunto 32, 26 in Italia, 5 negli Stati Uniti, perché abbiamo un ufficio su Seattle dove facciamo la stessa cosa, e un piccolo ufficio su Mumbai perché abbiamo fatto un'azienda con il Times of India. Abbiamo un sogno, che è quello di riuscire a creare lì un distretto di tecnologia. Io penso che esistano e siano necessari dei luoghi per fare l'innovazione. Noi speriamo di aver trovato un luogo, che è la campagna, dove possiamo lanciare anche dei messaggi molto belli al territorio, che ci si può riappropriare delle campagne e con un filo far ripartire i rustici che avevano creato la prima economia, e quindi farli rivivere. Adesso il nostro sogno molto recente, che volevo condividere con voi in questo video, è quello che forse domani porto a termine, di conquistare una base, comprare una vecchia base militare che è adiacente a noi e trasformare anche questa base, ridargli vita e far nascere un qualcosa che potrebbe essere molto simile a una piccola Pixar italiana, perché di fronte a questa base c'è una scuola che è già venuta vicino a noi, che fa corsi sull'animation, sul 3D, e ogni anno forma circa 200 studenti che poi irrimediabilmente vanno a lavorare in Pixar, PDI, DreamWorks, eccetera. Il sogno sarebbe di farli rimanere qui, di farli continuare a produrre in Italia e di fare nascere una piccola casa di produzione che possa vendere anche il territorio, dato che alla fine dobbiamo inventarci qualcosa per fare ridecollare l'Italia. Se noi riusciamo a far crescere i bambini, io adesso i bambini piccoli, facendogli vedere dei cartoni animati che nascono anche in Italia e raccontando tutte le storie italiane che ci sono, probabilmente alimentiamo il turismo, eccetera, eccetera. E due parole ancora su H-Farm. H-Farm è meglio che non leggo. H-Farm ha fatto due aumenti di capitale molto recenti per avere finanza per sostenere questi investimenti. Nell'ultima tornata sono entrati dei soci brave, coraggiosi, è entrato Renzo Rosso, che ci crede molto su questa cosa, ci sta dando veramente una grossa mano, e poi sono entrati anche dei partner importanti tipo Unicredit, Intesa, Bertelsmann e RCS,
che ci daranno una mano anche e a cui daremo anche una mano nella selezione delle start-up. È molto interessante Bertelsmann perché ci apre verso il fronte europeo, verso la Germania, e quindi ci consente anche di portare le start-up a una visibilità più alta da subito. Grazie Riccardo, bella storia. Prego, facciamoci. C'è tutta una... Senti, ma alla fine, tu hai visto passare dalla tua mini Silicon Valley tanti ragazzi, alcuni li hai lanciati, sono andati anche in California, altri sono passati. Ma tu alla fine perché sei restato? Sei un patriota? Non c'hai voglia di andare via? Qual è il motivo per cui uno come te... Da un lato, penso che sia bello se riesco a fare qualcosa per il territorio, per cui una motivazione che mi ha spinto a rimanere è stato quello di dire... sono stato fortunato, è peccato se vado via, cioè potrebbe essere antipatico che io vada via e che non aiuti gli altri ragazzi. Questa è stata la motivazione più stupida, però anche più romantica, più bella, nel senso che è molto difficile. La curva di apprendimento che io ho vissuto in questi 5 anni per fare questa cosa qua è stata ripidissima, e lo sa benissimo Gianluca, nel senso che aiutare le aziende a partire può essere anche abbastanza semplice, nel senso che se sai fare queste cose qui, dai una mano e le aiuti. Fare tutta la parte finanziaria e avere un po' alla volta un marketplace che nasca di M&A è la cosa molto più complicata che tu non domini e quindi che devi subire e basta. In Italia, come anche un po' in Europa, però l'Italia forse è un anno indietro anche rispetto ai paesi tipo Germania e Francia, manca ancora un mercato reale di M&A, per cui trovare le start-up, finanziarle, farle partire può essere anche abbastanza semplice, però venderle, noi ad oggi abbiamo fatto 4 exit, probabilmente ne facciamo 4 anche quest'anno, è la cosa più complicata e devi scalare verso l'estero. Di fatto sono come dei figli che tu fai crescere, a un certo punto dici adesso andate da soli, andate fuori di casa, è ora. Sì, esauriamo il nostro compito e entra qualcuno che faccia la stessa cosa. Però Riccardo è bello perché c'è tutta una generazione di gente come Riccardo, come Mario Mariani, come Banzai, come anche noi nel nostro piccolo, cioè in realtà non siamo soli, mi viene in mente anche Stefano Galastri, credo che Paolo Barberi si stia attivando, c'è tutta una serie di luoghi, di hub che si stanno creando dove gente come lui mettono in mano a questi ragazzi 10 anni, 12 anni di esperienza seria sul campo, che è un valore inestimabile. Riccardo, un'altra cosa, tu parlavi di curva di apprendimento, in Italia c'è un digital divide infrastrutturale, magari ne parleremo dopo con Marco Patuano, ma c'è un digital divide anche cognitivo, culturale, cioè l'incapacità delle persone, spesso anche delle piccole e medie imprese, di approfittare dei vantaggi della rete. Voi per questo, mi pare, adesso avete creato una scuola, cioè li mettete a scuola e gli fate un tagliando digitale, una specie di corso intensivo. Sì, grazie. Abbiamo appena lanciato una scuola che si chiama Digital Academia, che è partita a settembre, quindi proprio in questo momento qui, dove l'obiettivo è proprio fare queste due cose qui, cioè aiutare le aziende a partire, e quindi faremo proprio un check-up digitale per aiutarle a inserirsi nel mondo digitale e coglierne le opportunità. Ed è una cosa che sembra ridicola parlando di 2011, però è estremamente attuale all'interno delle aziende. Dall'altro lato faremo proprio dei master in digital entrepreneurship, dove l'obiettivo è di formare ogni anno circa 60 studenti che possano essere utili, questi master, questi ragazzi, per far partire delle nuove imprese, quindi per far partire dei giovani imprenditori che lavorino su questo mondo. Benissimo, ci rivediamo quando facciamo quella Pixar al posto della base militare, che mi sembrava una bella metafora di questo paese. Grazie tante Riccardo, grazie della tua storia. Benissimo.